Buon dì, il nuovo anno inizia da qui. Iniziamo il nuovo anno con questa faccia. Io mi sono appena svegliata, è domenica 7 gennaio e questo è in realtà ufficialmente il primo vlog del 2024. E non sto benissimo stamattina, ma non sto bene come non stiamo bene noi donne ogni mese. Quindi niente di trascendentale, si inizia questa giornata, cercherò di vloggare oggi e domani, vediamo che cosa farò in queste due giornate, anche se in realtà oggi non è previsto proprio nulla. Come vedete ho già smontato il Natale, avevo già voglia di farlo subito giorno 31, mi si accavallano le parole stavattina, avevo già voglia di farlo subito dopo giorno 31, vi dico la verità, non l'ho fatto solo perché proprio non avevo le forze. Ieri sera, mentre aspettavo che si preparasse il cibo in friggitrice, ero qua con Francesco, mi sono messo, smontato tutto. Ci ho messo davvero 5 minuti contati, perché poi faccio così, no? Metto, smonto, decido, faccio. Adesso ci sarebbe un po' da mettere in ordine casa. In realtà ho già stirato ieri sera, avevo una montagna di roba da stirare e l'ho stirata ieri sera, però mi sa che ho un'altra lavatrice da mettere. Oggi sembra essere arrivato definitivamente l'inverno, fa abbastanza freddo, il tempo fuori è bruttissimo. Io sono qui con la mia giacca da camera nuova che mi ha portato ieri la Befana. In realtà ho altri due regali che mi sono arrivati che vi devo far vedere, però adesso non sono qui, mi stavo guardando intorno, no, sono di là, ve li faccio vedere dopo. Questa è la Befana che è arrivata da mia sorella. Dai, adesso vado a dovrei fare uno shampoo in realtà, e mi sa che vado a fare subito questo perché altrimenti esco di nuovo con i capelli sporchi, non è proprio cosa. Ieri mattina avrei dovuto fare un po' di tinta perché guardate in che condizioni sono, ma mi sono svegliata tardissimo ieri mattina, erano notti che non dormivo e forse sapendo che avrei avuto alle 11 meno un quarto l'appuntamento con lo psicologo, perché l'ho chiamato e gli ho chiesto di fare un appuntamento straordinario, forse il sapere che mi sarei sfogata mi ha fatto dormire e ho dormito tantissimo, infatti mi sono svegliata alle 10 e un quarto, mezz'ora dopo avevo l'appuntamento con lui, non so nemmeno io come ho fatto ad arrivarci del tutto sveglia, vabbè, dai, quindi ieri tutto questo per dirvi che la tinta poi non l'ho fatta, comunque vado a sistemarmi un pochino, noi ci vediamo ci vediamo più in là nel corso della giornata. Non solo a sistemarmi, vado anche a raccogliere i pensieri, a cercare di attivarmi del tutto. Devo dire che ho sviluppato una grandissima capacità di fare disordine in questa craft room, ma come non un disordine normale, come se ogni volta passasse un tornado qua dentro. Fino a poco fa non riuscivo neppure ad entrare. Adesso ho fatto un po' di ordine, ma è già molto tardi, è quasi ora di pranzo, e dato che devo andare a pranzo da mamma, finirò dopo. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere altri due regali che ho ricevuto, sono qui, uno è in questa scatola Golden Lady, aspetta, è al contrario, ecco qua, e sono, adesso ve li faccio vedere, sono dei calzini che in realtà sarebbero anche molto carini, ma sono così, uno è così ed uno è così. Adesso troverò il modo di usarli perché in realtà sono molto morbidi e secondo me anche caldi, però capito, cioè come me li metto io questi, vabbè, troverò il modo di usarli. E poi questo è stato un regalo davvero inaspettato, ve lo faccio vedere, è in questa busta, magari se facciamo vedere le buste, questo è Foras di Paciotti, un brand che tanti anni fa andava molto 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 di moda, adesso si è un pochino ridimensionato, questo è l'astuccio
questo, magari se l'avessi conservato meglio, io adesso potrei farvelo vedere bene. Ecco qua, è una collanina di perline con il cuoricino qui, che devo dire mi piace anche tanto. Molto bella, eccola. La faccio rivedere. Adesso metto a posto queste cose perché altrimenti ricomincio a creare il caos e vado a pranzo da mamma, noi ci vediamo dopo. E comunque io vi ricordo che questo è l'ultimo pranzo domenicale da mamma. Dalla prossima domenica ricomincio a portarmi io le cose perché da domani ricomincio la dieta. Buongiorno, è lunedì mattina, io ieri sono andata letteralmente in coma, non nel senso che mi ho dormito tutto il giorno, no, ma sono stata a rilassarmi tutto il giorno. Quando sono rientrata da casa di mia madre, vi avevo detto che volevo farlo già tempo fa, di fare un mese di abbonamento a Netflix per guardare The Crown. L'ho fatto ieri, ho iniziato a guardare The Crown, l'ho già quasi finita. Questo per spiegarvi come... cosa vuol dire quando vi dico che ieri sono andata in coma. Mi sono messa qui sul divano, avevo un mal di pancia pazzesco, quindi mi sono messa qui sul divano calda calda e ho guardato The Crown, che non mi sta piacendo per niente. Ha proprio perso di vista quello che era il punto, cioè all'inizio sembrava, non lo era, ma comunque sembrava più una serie storica, era anche più leggera, adesso si è un po' appesantita e probabilmente perché i reali inglesi non accettano, non lo so, probabilmente volutamente per le dispute, ecco, con i reali inglesi è diventata volutamente quasi un fantasy e quindi non mi sta piacendo molto, ma l'ho vista tutta. La devo finire. Invece sto guardando anche insieme a Francesco Berlino. Quella è carina, anche se molto diversa dalla Casa di Carta. La Casa di Carta per certi versi era un po' più leggera, questa è più ansiogena, però è carina. Berlino è carina. Approfitto di questo mese per guardare varie serie e poi ciao di nuovo Netflix. Sono qui a fare la mia prima colazione dietetica. Ovviamente non vi faccio vedere niente qui perché poi sarà un discorso a parte come 2 anni fa, ma sappiate che ho iniziato oggi, oggi, oggi è quel giorno, oggi è il giorno degli inizi. Adesso io faccio colazione, mi vesto, è un po' tardi, volevo svegliarmi presto da stamattina ma non ce l'ho fatta. Vado a sistemarmi perché devo andare urgentemente a fare la spesa perché altrimenti oggi mangio a schifo e invece no, devo andare a fare la spesa. Allora, sono uscita, sono davanti al Lidl, sto facendo il tour dei supermercati, sono stata prima ad una Conad, adesso al Lidl, scendo all'Eurospin, all'altra Conad, perché alla prima non ho trovato le cose che mi servivano. Purtroppo il lunedì non è una buona giornata per fare la spesa, ma dovevo necessariamente farla oggi. E niente, mi sono appena ricordata che oggi a scuola di danza è la giornata della mia coreografia di balli di gruppo. Avevo promesso a Giorgio che avrei portato una coreografia nuova e me ne sono completamente dimenticata. Quindi adesso ho anche una certa fretta di tornare a casa e fare la coreografia. Non è una buona giornata, guardate che cielo brutto, me lo faccio vedere qui. Proprio brutto, brutto questo cielo. Sappiate che io sono circondata da un sacco di persone e sto sfidando me stessa, la mia timidezza, a fare video fuori, però è l'unico modo che ho per cercare di fare un po' più di video, per farmi, insomma, per avere un po' più di contenuti anche più vari, insomma, riprendermi sempre in cucina o in craft room. Mi rendo conto che alla lunga è un po' stancante, quindi mi sto sfidando, ma sono, vedete, c'è un signore qua dietro, ce ne sono altri di là, mi vergogno da morire, però sto parlando, sono qui, sono con voi, ce la posso fare. Finalmente sono rientrata a casa, ho fatto una bella spesa e quindi ci sta che in questo vlog vi faccia uno svuoto alla spesa. Una volta tanto ci può anche stare, insomma, che vi faccio vedere quello che compro e che appunto metto a posto la spesa insieme a voi.
Come sempre, la signora del piano di sotto con la musica ad alto volume. Se voi sentite la musica, fate finta di niente. Io poi in fase di editing cercherò di eliminarla. Vorrei eliminarla dalla mia vita, ma non c'è modo. Allora, faccio random come capita, prendo le buste e le svuoto insieme a voi. Cioè facciamo proprio davvero svuota la spesa, non che ho messo prima tutto sul tavolo. Allora, ho fatto il giro da Lidl, Eurospin e Conad, come vi dicevo poco fa. Ho comprato i pannetti in microfibra. Io ho sempre preso ciclicamente questi pannetti, sono cambiati perché adesso sono amo essere. Prima erano di un'altra linea, comunque sono anche aumentati di prezzo decisamente. Comunque sono 1, 2, 3, 4, 5 pannetti in microfibra, diciamo che ne compro tipo uno l'anno. Poi era da tempo che volevo prendere una cosa di questo tipo, l'ho trovata oggi, costava 2,99 euro, non so quanto poi in realtà la userò, ed è per questo che non ho preso uno di basso prezzo e non quello ben più famoso. Insomma, sto parlando del piumino per levare la polvere. Adesso vedo se mi trovo con questo, poi magari più in là prenderò tipo lo Swiffer, ma non lo so, vediamo. Perché io di solito la polvere sui mobili così, quella veloce, la faccio o con il Dyson e tiro via tutto, o con un pannetto bagnato. Però mi rendo conto che forse con qualcosa di questo tipo si fa prima, si fa più veloce. Questo è un pannetto, cioè questo, e poi ci sono 5 di questi, credo, sì, c'è scritto 1 più 5. Quindi dovrebbe essere 6? Non lo so, poi vediamo dopo quando apro. Comunque, ho preso questo. All'Eurospin in realtà c'ero andata solo per prendere questi burger vegetali, ne volevo prendere di più, ma c'erano solo a breve scadenza. Questi scadono giorno, ve lo dico subito, giorno 15, quindi dovrò consumarli in questa settimana, calcolando che oggi è giorno 8. Non ce n'erano con la scadenza più lunga, quindi ne ho preso solo una confezione. E poi, con mia enorme sorpresa e felicità, la carta igienica di Eurospin, che io ho comprato per anni e che da un annetto non compravo più perché era arrivata ad un prezzo esorbitante, cioè 3,99 euro, cioè 4 euro, oggi era 2,90 euro, quindi ne ho fatta scorta e ne ho presi 3 pacchi. Io spero che sia sempre la stessa e che non sia peggiorata di qualità per abbassare il prezzo, ma intanto ne ho presi 3 pacchi perché comunque avevo finito la scorta di carta igienica. Io questa, la carta igienica è una cosa che compro a scorte, la tengo giù lì nell'armadio in corridoio, e quando sono arrivata all'ultimo pacco di solito compro altri 3-4 pacchi, poi dipende dal prezzo che trovo. In realtà questa volta sono arrivata proprio che avevo l'ultimo rotolo in bagno stamattina, quindi dovevo necessariamente comprarla. Passiamo alla busta Lidl, che è inconfondibile. Allora, da Lidl ho preso il riso basmati, che in realtà io ero sicura di averne mezza busta, ma non la trovo più, non so che fine abbia fatto. O l'ho messa da inavvertitamente in qualche cassetto di qua invece di conservarla nella dispensa. Adesso cercherò, però stamattina quando ho aperto la dispensa per vedere cosa mancava mi sono resa conto che non c'era, e quindi ho detto vabbè, lo prendo, così in settimana evito di andare di nuovo al supermercato, tanto mal che vada che trovo la mezza busta che sono sicura di avere, questo resta chiuso e non scade, insomma. Poi ho preso un broccolo, ho preso le coscette di pollo che adesso andrò a congelare e poi farò una per volta in friggitrice ad aria, ho preso un pacco di cerotti perché giù in magazzino quando sono andata a conservare le cose di Natale mi sono tagliata e mi sono resa conto che non ho niente, avevo 2 cerotti ed erano finiti, quindi dovevo ricomprarli, e ho preso anche, lo vedrete dopo, l'alcol disinfettante perché non ne avevo proprio, mi sono disinfettata con il disinfettante per le mani con la mughina.
Non l'ho preso da Eurospin, da Lidl, perché non c'erano, non so per quale motivo, poi l'ho preso da Conad, lo vedrete dopo. Comunque, mi sono fatta un mini kit di pronto soccorso nel caso in cui dovessi farmi male, il che capita spesso, fra tagli con la carta, fra le taglierine varie, quindi è meglio tenere qualcosa in casa. E poi da Lidl ho preso le capsule di magnesio, perché ho finito il Massigen, lo sto prendendo in questi giorni perché ho avuto un po' di problemi di crampi notturni, e quando ho i crampi notturni, se prendo per qualche giorno il magnesio, mi passano. C'è stato chi mi ha detto che non c'è correlazione. Io la correlazione ce la trovo, nel senso che se faccio una settimana, 10 giorni, poi mi passano i crampi. Quindi, avendo finito il Massigen, ho preso l'ultima bustina stamattina, ed essendo che il Massigen costa parecchio, questo costa un po' di meno. Vediamo se lo trovo nello scontrino, però ho gli occhiali da lontano e non quelli da vicino, quindi non so se riesco a leggerlo. Comunque, vediamo. Sì, è il primo, magnesio, 2,99 a fronte degli 11 euro del Massigen, quindi ho preferito prendere questo, tra l'altro in capsule, quindi è anche più facile da prendere. Non lo consumerò tutto perché farò al massimo un'altra settimana, però mi resta per la prossima volta. Passiamo ora alle buste Conad, che sarebbe poi la spesa vera e propria. Come vi dicevo, ho preso il disinfettante per eventuali ferite, ho preso il lo svelto power spray, da Conad è il posto in cui lo trovo al prezzo più basso in assoluto, cioè 1,90 euro, quindi lo prendo sempre lì. Comunque non avevo bisogno di andare nei negozi di detersivi stamattina, quindi l'avrei comunque preso lì, perché l'ho quasi finito. Questo io ormai ve ne parlo spesso, sapete che sono una fan di questo prodotto. È inutile che ve ne parli ora, magari poi nei prossimi prodotti finiti ribadisco il concetto. Poi ho preso 2 Philadelphia Light, un panetto di Philadelphia e la quantità di formaggio che devo mangiare nel momento in cui mangio formaggio, cioè il giorno che ho il formaggio nella dieta. Quindi lo metto spesso alla sera, perché io la sera torno tardi e ho bisogno di fare cose più veloci da mangiare, perché se poi mi metto pure a cucinare è la fine, mangio a mezzanotte. Quindi ho preso 2 panetti di Philadelphia, così nei 2 giorni in cui devo mangiare formaggio ho questi pronti. Le fette biscottate integrali, io di solito prendo la confezione grande, però la confezione grande mi dura una vita, perché io mangio solo 2 fette biscottate a colazione e non mangio sempre le fette, quindi mi sono detta perché occupare tutto questo spazio nella dispensa, e ho preso quelle piccole. Una confezione di tonno Callipo, mi si stava intrecciando la lingua. Loro non mancano mai quando io sono in regime di ipocalorica, le mele, ne ho prese 6, quindi una al giorno, anche se di frutta ne devo mangiare di più perché la devo mangiare a pranzo, a cena, come spuntine, però per ora ne ho prese 6 e sono sempre le Granny Smith, le mie preferite in assoluto, le altre mele non mi piacciono proprio. Una confezione di carote, che può sempre servire sia come contorno che come acchiappa spegnifame all'occorrenza. E poi le zucchine. C'è ancora dell'altra verdura. Ho preso una cosa che mi piace tanto. Aspettate che passo all'ultima busta di questo svuota la spesa. Ho preso della rucola e ho preso la mia verdura preferita dell'inverno, cioè la verza. Poi ho preso anche, ovviamente, perché io sono in ipocalorica ma non in proibitiva, devo mangiare sempre il pane, quindi ho preso un pane già affettato, così adesso lo vado a porzionare e lo metto nel congelatore. Ecco, mi sono dimenticata di prendere le bustine da congelatore, brava, bravissima.
E poi ho preso anche solo due, ma ne volevo prendere di più, comunque due yogurt greco, due confezioni di yogurt greco. Io lo prendo al caffè perché l'altro non riesco a mangiarlo. E comunque lo yogurt greco io lo mangio solo quando, nei giorni in cui faccio zumba, me lo faccio come spuntino prima di andare a scuola, perché nei giorni, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, che sono i giorni in cui farò zumba, ho 3 ore di lezione, inizio alle 18, quindi mi faccio lo spuntino prima di andare, di modo che ingerisco un po' più di proteine e soprattutto non torno a casa super affamata. Questo era il trucchetto che mi dava il nutrizionista quando andavo da lui per evitare di sentire fame nei giorni in cui ballo di più, e quindi l'ho preso subito dall'inizio questo trucchetto. E basta, questa è la mia spesa. Adesso vado a mettere tutto a posto e preparo il pranzo, perché è tardi ed ho una certa fame. E poi, come vi dicevo prima in macchina, devo fare sta coreografia. Io lo avevo detto che avevo mezzo pacco di riso, anzi è anche più di mezzo pacco, e in effetti l'avevo messo nel cassetto lì invece di metterlo nella dispensa. Fa niente, ho una buona scorta di riso per le prossime settimane. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso, per i saluti finali. Siamo post pranzo, anche se ho pranzato abbastanza tardi, però non appena ho finito mi sono messa ad editare il video, così lo lascio pronto, lo carico per stasera e sono certa di iniziare bene questo nuovo anno con la pubblicazione del lunedì pronta. Adesso chiudo velocemente e vado a fare sta benedetta coreografia, che ho poco tempo per farla, anche se mentre pranzavo ho ascoltato la canzone, me la sono studiata meglio, ce l'ho già in testa, devo solo finirla. Io spero come al solito di avermi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!